Ragazzuoli, bentornati Football Manager 2024 con una nuova emulazione tattica. Questa volta vi ho portato il tecnico salentino Antonio Conte e sono felice perché vi avevo promesso che prima della fine dell'anno vi avrei portato una nuova tattica. Vi ho portato la tattica, ma in realtà ho fatto ancora di più perché ho fatto tre varianti tattiche di Antonio Conte e tre varianti tattiche perché comunque sia Antonio Conte ha sempre mantenuto nelle sue squadre dove ha militato, che ce ne sono state tante in realtà, perché ha allenato il Siena, ha allenato l'Atalanta, ha allenato l'Inter, ha allenato la Juventus, ovviamente chi non ricorda il periodo della Juventus, è stato anche CT della nazionale italiana, è stato all'estero, è stato al Tottenham, ha utilizzato sempre gli stessi principi di gioco su cui ha basato, diciamo, la sua carriera da allenatore, però molte volte in base ai giocatori che aveva a disposizione ha cambiato un pochino la disposizione in campo dei suoi giocatori. Per la maggior parte della carriera ha utilizzato sempre la difesa a 3, che è stato un po' il suo marchio di fabbrica poi negli ultimi anni. Vi faccio vedere tra pochissimo tutte queste cose in game, ve le vado a spiegare benissimo, perché soprattutto essendoci tre varianti tattiche voglio farvi capire come dovremmo utilizzare queste tre varianti in base all'avversario. Nel frattempo io vi dico anche che vi lascio il link qui sotto in descrizione per scaricare la tattica, o meglio il pack delle tre tattiche di Antonio Conte. Vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso non foste, magari per qualche motivo assurdo e incredibile, iscritti al canale, di lasciare un like per questa emulazione tattica di Antonio Conte. Noi andiamo in game, così cominciamo e vi spiego nel dettaglio questa emulazione tattica. Allora, eccoci qui nella schermata intanto della rosa, dove intanto potete cominciare già a vedere Dusan Vlahovic, 35 presenze, 35 gol e 7 assist. Vi dico subito che con questa tattica siamo stati, e ve lo spoilero subito questa cosa, siamo stati il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Poco fa vi dicevo che questo pack, diciamo, di tattiche è basato su dei principi fondamentali che poi sono quelli di Antonio Conte. Sono il ritmo alto, l'intensità, l'aggressività, il gioco diretto e concreto, la capacità ovviamente di sfruttare le fasce per attaccare, e ovviamente il marchio di fabbrica un po' di Antonio Conte è sempre stato quello di difendere a 5 in fase di non possesso. In effetti, raga, questa non è una tattica di possesso, tant'è vero che dopo vi faccio vedere, a fine stagione siamo stati 11esimi per possesso medio e 13esimi per passaggi completati, però siamo praticamente primi o quasi in tutte le statistiche offensive e le statistiche comunque di attacco. Spesso il possesso con questa tattica è appannaggio dell'avversario, diciamo che l'obiettivo è recuperare la palla o arrivare comunque a finalizzare in modo diretto e veloce con pochi tocchi. Questo è stato un po' il marchio di fabbrica, diciamo, di Antonio Conte in questi anni. Le tattiche sono tre varianti tattiche, c'è il 3-5-2, c'è il 3-4-3 e c'è il 3-4-2-1. Il 3-5-2 che è un po' più ispirato, diciamo, al periodo degli scudetti juventini, mentre il 3-4-3 e il 3-4-2-1, chi ha seguito Conte in questi ultimi periodi al Tottenham è sicuramente ispirato più in quel frangente di carriera dove lui è stato al Tottenham, dove ha utilizzato per gli uomini che aveva a disposizione il 3-4-3 e il 3-4-2-1. Allora io ve le faccio subito vedere queste tre varianti tattiche, anche perché come al solito vi dico, vi farò vedere nello specifico tutti quanti i ruoli e le impostazioni individuali dei giocatori, perché chi, come succede spesso tanti di voi, non ha la possibilità, perché gioca magari con la PlayStation, quindi non ha la possibilità di scaricare la tattica per installarla, può andare a riprodurre queste tre varianti tattiche, diciamo, vedendo dalla schermata tutte le impostazioni nel dettaglio. Allora, prima vi dicevo anche, tra l'altro, prima di andare a cominciare a farvi vedere nello specifico le tre tattiche, che ci sono tre varianti. Perché ci sono tre varianti? Al di là del fatto che volevo dare comunque sia spazio a un po' tutte le varianti di Antonio Conte, ne ha utilizzate anche altre nell'arco della sua ormai lunga carriera anche da allenatore, però ho voluto nello specifico andare a focalizzarmi su queste tre varianti tattiche, di cui una di queste ha un qualcosa un po' di diverso che dopo andremo a vedere, però queste qui sembravano adatte a riprodurre comunque sia il gioco di Conte, soprattutto il 3-5-2, che comunque sia è ispirato ai tanti
tanti scudetti vinti con la Juventus, e il 3-4-3 che ha funzionato tanto tanto bene in questa carriera, già ve lo dico da subito, regà, ha funzionato benissimo. Voglio andare a farvi vedere e a farvi capire quando dovrete usare una variante piuttosto che un'altra, perché come sapete regà, negli ultimi anni, ora al di là di tutto, su Football Manager non è più come una volta che mettevi una tattica e vincevi. Se non so chi di voi si ricorda quei periodi dove uscivano le tattiche, escono tuttora le tattiche di Knapp, chi frequenta FM Base di voi sicuramente si ricorda anche di DFF. Io non mi vergogno a dire che scaricavo tante volte le tattiche di DFF tempi andati, ormai tanti anni fa, dove lui sfornava una o due tattiche l'anno. Con quelle tattiche tu le mettevi e comunque sia vincevi in casa, in trasferta, contro le big, contro le piccole, contro il Liverpool, contro chiunque. Però dopo, giustamente, dopo un po', io perlomeno parlo per me, ti passava anche un po' la voglia, diciamo, di giocare, perché comunque sia vincevi sempre e non c'era manco più gusto. Per fortuna ci è venuto incontro Football Manager, la Sport Interactive, in questi anni, dove ha sistemato un'IA veramente incredibile, e adesso regà non è quasi più possibile mettere una tattica senza poi metterci mano, diciamo mettere una tattica plug and play e utilizzarla per tutto l'anno in casa, in trasferta, squadre piccole, squadre grosse, perché comunque sia altrimenti otterremo dei risultati molto altalenanti, perché comunque sia l'IA di gioco andrà sempre ad adattarsi a quello che faremo noi, alla nostra tattica che utilizziamo, e quindi rischiamo comunque sia di avere una tattica che magari la settimana prima ci permette di vincere 3-0 al Liverpool e la settimana dopo magari di perdere in casa col Bari. Ma è anche giusto che sia così, perché comunque sia rispecchia forse un po' più quella che è la realtà. E allora, proprio per questo motivo, sono andato a creare queste tre varianti tattiche che vi faccio vedere subito come utilizzarle al meglio. Partiamo sicuramente dalla 3-4-3, perché è stata di fatto quella più utilizzata in questo test, quella più offensiva, ovviamente quella più spregiudicata. Funziona molto bene contro le squadre inferiori in casa e in trasferta, ma non solo, contro alcune big in casa può andare bene. In generale l'ho utilizzata contro squadre che non hanno un trequartista e che quindi non vanno a sfruttare quello spazio che noi lasciamo mancando il mediano tra la tua difesa e il centrocampo. Punto ovviamente sull'ampiezza, sul gioco delle fasce, quello nemmeno a dirlo. Quindi ovviamente è molto utile contro le squadre particolarmente chiuse e strette. Il 3-5-2 invece, l'altra variante, è più sicuramente oculato, equilibrato. L'ho usato praticamente sempre in casa e fuori contro magari Inter e Milan, ma anche contro le squadre che avevano uno più trequartisti, in modo da coprire quello spazio a tre quarti senza costringere i difensori a uscire e stare troppo alti, per poi rischiare ovviamente di farsi infilare alle spalle. Infatti, se voi vedete, la linea difensiva è settata su standard. Spesso contro squadre schierate a specchio ovviamente si finisce per annullarsi un po' a vicenda, risultando qualche volta sterili e poco pericolosi. In quel caso magari poi andremo a passare al 3-4-3 magari nel secondo tempo. Il 3-4-2-1 che vi vado a presentare per ultimo, ma non meno per importanza diciamo, è però quello utilizzato un po' di meno. Funziona molto bene contro quelle squadre che non hanno giocatori fra le linee intermedie, quindi schierate magari, che so, con 4-4-2 o con 4-2-4, oppure magari 4-3 non a rombo. Il motivo è semplice, regà, i due trequartisti hanno molto spazio tra le linee e costringono quindi gli avversari a lasciare le proprie posizioni. In tal caso molto funzionale, in questo caso insomma, l'attaccante che è settato, se vedete com'è, seconda punta a sostenere, che quindi uscirà dall'area ovviamente per creare spazio, portare fuori posizioni i difensori. Delle tre è l'unica che prevede quello prima vi dicevo, comunque sia una piccola cosa che differisce dalle altre due. Questa tattica rispetto alle altre due, diciamo che prevede uno sviluppo più centrale anziché sulle fasce. Di default la mentalità è equilibrata, ma comunque sia, proprio per il principio che dicevo all'inizio del video, dobbiamo cercare anche di capire com'è l'andamento della partita, di capire come stanno giocando gli avversari. Quindi in quei casi, magari in alcuni casi, può essere alzata a positiva la mentalità della squadra, magari contro squadre particolarmente deboli, ed è sconsigliata, regà, mi raccomando, se si deve recuperare da uno svantaggio. In quel caso
andiamo subito col 3-4-3, che comunque è una tattica molto più offensiva, e cerchiamo di andarci a pareggiare la partita. Vi dico subito, perché lo sapete che io non aspetto mai la fine del video, insomma, per farvi vedere le statistiche, perché così vi tengo incollati qui, io le cose ve le spoilerò subito, e i risultati raggiunti con questa tattica, e questo ve l'ho detto già all'inizio, siamo stati il miglior attacco del campionato e la miglior difesa. Oltretutto abbiamo vinto lo scudetto, tanto lo vedrete insomma dalla parte superiore della schermata, siamo arrivati primi, abbiamo vinto lo scudetto con 100 punti e in più abbiamo vinto la Coppa Italia, che non è assolutamente poco, considerando che come al solito ho fatto il test ma non sono andato a fare né mercato né a cercare di sistemare troppo l'allenamento eccetera eccetera, quindi devo dire che la tattica funziona già bene così, le tre tattiche insomma, sistemando bene di partita in partita le tre varianti, siamo andati già bene così. Quindi immagino sempre poi comunque sia utilizzare queste tre tattiche, ma il consiglio che vi do ovviamente è utilizzare bene gli allenamenti, andare a fare mercato, cercare di avere comunque sia sempre i giocatori adatti per ogni ruolo, e queste tattiche secondo me possono darvi anche meglio di quello che hanno dato a me in questo campionato di prova. Abbiamo fatto due sole sconfitte stagionali che tra poco vi farò vedere, e niente, io direi che vi vado a presentare diciamo le tre tattiche ufficialmente con le impostazioni individuali. Partiamo con la 3-4-3, la variante quella un po' più offensiva, dove abbiamo un portiere libero difender al quale non ho aggiunto istruzioni, la linea di difesa, i tre difensori, uno è un braccetto di destra difendere, un difensore che imposta difendere e un braccetto di sinistra difendere. Non ho aggiunto impostazioni oltre a quelle che già hanno di standard, quindi li ho lasciati così. I due esterni invece bassi saranno uno terzino fluidificante supporto a destra e dall'altra parte a sinistra avremo un terzino fluidificante attaccare. A destra ho aggiunto un cross da lontano e gioca più stretto, mentre a sinistra ho messo cross più spesso, allargare il gioco e più pressing. I due giocatori di centrocampo, che saranno due centrocampisti di quantità, ho aggiunto contrasti più duri ad entrambi oltre alle impostazioni di standard. I due attaccanti laterali ho messo al destro, dalla destra allargare il gioco, mentre l'attaccante sinistro, attaccante sostenere, ho aggiunto oltre le impostazioni standard lo stai più largo. Alla nostra seconda punta invece, seconda punta sostenere, ho messo solamente il tira di più. Questo è per quello che riguarda le impostazioni individuali della 3-4-3 di Antonio Conte. Una mentalità offensiva in fase di possesso, come vi spiegavo prima, un'ampiezza d'attacco abbastanza larga per andare a sfruttare anche quello che sono le corsie laterali del campo, giocate la palla negli spazi, concentrate il gioco sia sulla fascia sinistra che sulla fascia destra, partite palla a terra dalla difesa. Lo stile dei passaggi sarà poco più diretti e un ritmo più alto, ovviamente come dicevo prima non andremo a cercare il possesso palla, ma comunque sia sarà un gioco molto diretto, anche volendo con il lancio lungo, con un ritmo di gioco molto molto alto, e ho messo libertà di inventare più creatività. Per quello che riguarda la fase di transizione, faremo un pressing a tutto campo, questo è uno dei principi sicuramente di base del buon Antonio Conte, dove poi una volta recuperato palla partiremo in contropiede. Per quello che riguarda il portiere, quando avrà il pallone la passerà ai centrali difensivi, ovviamente visto che abbiamo messo il partiremo palla a terra dalla difesa, la calcerà corta sui difensori. Per quello che riguarda la fase di non possesso, avremo un pressing alto comunque sia cercando di recuperare il pallone il prima possibile, la linea di difesa l'ho messa su standard, ovviamente impediti i passaggi corti al portiere e fai scattare il pressing molto più spesso. Questo è per quello che riguarda la 3-4-3, ripeto raga, questa delle tre è la tattica sicuramente che ci ha dato di più in questo campionato di prova, che ho utilizzato più spesso, ma è anche la più offensiva, quindi mi raccomando, molto attenti l'avversario che avete di fronte, cercate sempre di bilanciare bene le tre varianti tattiche. In base a quello che vi ho detto poco fa, cercate di capire quali sono i punti deboli dell'avversario, se andare a sfruttare magari la 3-4-3, la 3-5-2 o la 3-4-2-1. Però questa diciamo è quella che ci ha dato molto di più e quella che ci ha dato veramente soddisfazioni. Dopodiché passiamo alla 3-5-2 di Antonio Conte, la tattica comunque è una delle più utilizzate, la
la variante diciamo più utilizzata, la Juventus dei tanti scudetti vinti, dove abbiamo utilizzato un braccetto di difesa a sostenere con crossa sul secondo palo, un difensore centrale in copertura dove ho messo cori meno rischi e tenere la posizione, oltre ovviamente al tira di meno e al dribbla di meno che ha già di standard. Il braccetto di sinistra l'ho messo su attaccare, non ho messo però cose aggiuntive, non ho dato istruzioni aggiuntive al nostro braccetto di sinistra. Il portiere, come avete visto, è portiere libero difendere, l'unica cosa che gli ho aggiunto è il corri meno rischi. Davanti la difesa avremo un centro mediano metodista che ci andrà comunque sia, andrà a scalare sui centrali difensivi in fase di non possesso, al quale ho aggiunto tira di meno, contrasti più duri e marcatura più stretta. Dopodiché a destra ho messo un terzino fortificante attaccare, al quale ho aggiunto crossa più spessa, allargare il gioco, tira di meno, stai più largo, contrasti più duri e marcatura più stretta. Dall'altra parte avremo un giocatore che invece entrerà di più in mezzo al campo, si accentrerà molto, ho messo un esterno invertito a supporto al quale ho aggiunto contrasti più duri e marcatura più stretta. A centrocampo, nei due di centrocampo, diciamo, ho messo un regista avanzato al quale ho aggiunto dribbla di meno e stai più largo, mentre il centrocampista di quantità gli ho messo avanti appena possibile e muoversi negli spazi. I due attaccanti, le due punte, centravanti ho messo corri più rischi, la seconda punta sostenere non ho fatto aggiunte questa volta e ho lasciato solamente le impostazioni di standard. Per quello che riguarda la mentalità di squadra, è una mentalità positiva. In fase di possesso ovviamente giocheremo la palla negli spazi, partiremo palla a terra dalla difesa, il gioco, lo stile di gioco, sia dei passaggi sarà poco più diretti, il ritmo di gioco leggermente più alto. Diciamo che come stile dei passaggi siamo uguali alla 3-4-3. L'ampiezza d'attacco l'ho passata almeno di una tacca e ho messo abbastanza larga, per il resto ho lasciato un po' tutto così. Per quello che riguarda la fase di transizione non cambia praticamente nulla rispetto alla 3-4-3, fate pressing a tutto campo, contropiede, calciala più corta e passala ai centrali difensivi. In fase di non possesso, qui abbiamo abbassato un pochino la linea di pressing, sarà sempre un pressing intenso, ovviamente ho tolto l'impedito ai passaggi corti al portiere perché essendo un po' più arretrati i due attaccanti, la linea dove cominceranno il pressing, ho evitato di mettere impediti ai passaggi corti al portiere, avremo un blocco medio, quindi di conseguenza una squadra più compatta tra le linee ad andare a pressare. Ovviamente qui ho messo contrasta i cross. Terza ed ultima variante è quella del 3-4-2-1 che il nostro buon Antonio Conte ha utilizzato spesso con il Tottenham in Inghilterra. Qui avremo un portiere libero sostenere al quale però non ho aggiunto altre impostazioni individuali, avrà solo il corri più rischi di standard. I tre difensori centrali, la linea di difesa diciamo sarà composta da un braccetto di difesa a destra e un braccetto di difesa a sinistra, ai quali ho aggiunto a quello a destra il dribbla di meno, cross al centro, tira di meno e contrasti più duri, quello a sinistra cross al centro e dribbla di meno. Il difensore centrale invece l'ho messo sul difendere e non ho aggiunto altre impostazioni individuali oltre a quelle di standard. Per quello che riguarda i due esterni, ho messo due esterni completi a sostenere, quello di destra ho messo cross più spesso, allargare il gioco e contrasti più duri, a quello di sinistra solamente allargare il gioco e contrasti più duri. I due centrocampisti di centrocampo saranno un regista arretrato difendere e un incontrista a supporto. Regista arretrato al quale ho aggiunto contrasti più duri, l'incontrista sostenere, non ho aggiunto altre impostazioni individuali. Dopodiché avremo un centrocampista offensivo sostenere al quale ho aggiunto contrasti più duri e marcatura stretta, attaccante di sostegno, libertà di movimento, contrasti più duri e marcatura più stretta. Alla nostra seconda punta, che in questo caso, in questa variante, abbiamo settato su attaccare, ho aggiunto il tira di più e contrasti più duri. Per quello che riguarda la mentalità, come vi dicevo prima, con il 3-4-2-1 siamo andati con una mentalità equilibrata che, ripeto, regà, potete variare in base all'avversario, in base all'andamento della partita, e magari se vedete che non riuscite a segnare contro un avversario più debole utilizzate questa tattica, potete settarlo anche positiva. Invece in fase di possesso abbiamo utilizzato un'ampiezza d'attacco un po' più stretta perché, come vi dicevo prima, questa tattica prevede comunque lo sviluppo un po' più centrale rispetto alle altre due varianti.
avanti, giocate la palla negli spazi, partite palla a terra dalla difesa. Per quello che riguarda i principi, diciamo anche dello stile dei passaggi poco più diretti e ritmo di gioco che è leggermente più alto, non cambia nulla, non differisce nulla dalle altre due varianti tattiche. Ovviamente ho aggiunto anche qui più creatività in fase di transizione. Sempre per lo stesso discorso, non cambia molto, non cambia nulla di fatto. Fate pressing a tutto campo, contropiede, passa alle centrali. Per quello che riguarda la fase di non possesso, è un po' come la 3-5-2. Abbiamo messo un blocco medio come linea di pressing, la linea di difesa sta settata sullo standard. In questo caso però abbiamo messo, fatto scattare il pressing con una tacca un po' più bassa, quindi faremo scattare il pressing in maniera un po' meno decisa delle altre due varianti tattiche, ma abbiamo aggiunto a questa variante tattica, il fate contrasti aggressivi, cosa che non ho aggiunto nelle altre due varianti tattiche, tra l'altro perché mi sono reso conto, come tutti gli anni, che comunque fioccano le ammunizioni e le espulsioni. In questo caso l'ho aggiunto su questa variante tattica. Se poi vedete, raga, come al solito, insomma, tanti di voi lo sanno benissimo, quindi non serve forse nemmeno che ve lo vado a dire, però ci tengo a puntualizzarlo. Se vedete nei secondi tempi che state prendendo troppi cartellini, andatelo a togliere, insomma, perché altrimenti rischiate di rimanere in 10 uomini. Questo era per quello che riguarda le tre varianti tattiche. Per quello che riguarda le competizioni, come ho detto prima, abbiamo vinto la Coppa Italia e abbiamo vinto il campionato. Vi faccio vedere anche le statistiche della stagione. Dusan Vlahovic, finito capocannoniere con 34 gol, staccando addirittura di 10 gol Romelu Lukaku. Il nostro Vlahovic, che tra l'altro è finito con la media voto più alta di tutta la Serie A, seguito tra l'altro da Chiesa. Chiesa, il nostro buon Chiesa, che ha fatto 13 assist in campionato. 10 volte uomo partita Dusan Vlahovic, Chiesa 9 volte uomo partita. E una statistica a cui ci tengo particolarmente: porta inviolata 17 volte il nostro Szczęsny, quindi la difesa ha funzionato parecchio parecchio bene. Vi faccio vedere delle statistiche. La prima ovviamente è quella dei gol fatti: 103 gol fatti in 38 partite, tra l'altro 18 gol segnati da calcio d'angolo, quindi funzionano anche molto bene i calci piazzati su questa tattica. Abbiamo fatto ovviamente il maggior numero di punti a partita, il maggior numero di tiri effettuati a partita, circa 630, e siamo stati comunque la quinta squadra con minor numero di tiri subiti in porta. Come vi dicevo prima, ovviamente non siamo nella classifica dei passaggi completati o quella del possesso palla, perché questa tattica non è assolutamente volta a tenere il possesso palla, a voler avere il dominio territoriale sotto il profilo del possesso, ma a avere intensità e ad andare il prima possibile più direttamente in porta e a segnare. Ovviamente però, come vi dicevo prima, abbiamo avuto la miglior difesa del campionato, siamo stati la squadra che ha subito il minor numero di gol, ne abbiamo presi 32 in 38 partite, ne abbiamo subiti solo 2 sui calci d'angolo, e questo è un grandissimo dato secondo me, perché comunque sia chiudiamo la stagione con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Come vedete, siamo stati con la porta inviolata per ben 17 volte, al pari dell'Inter e dell'Atalanta. Abbiamo avuto un expected goal superiore di tantissimo, addirittura abbiamo staccato la seconda di tantissimo, che è stata la Fiorentina col 63 XG, un expected goal dell'85.12, che è veramente altissimo. 187 occasioni creati, sempre primi anche in questa classifica, 223 cross riusciti, 18 gol come dicevo prima dai calci d'angoli, il 16% della percentuale realizzativa, 16,58 tiri a partita, che sono veramente tanti. Abbiamo perso solamente due partite in questa stagione, sono state le due sconfitte in trasferta contro Bologna e Fiorentina. Ogni tanto ci sta, insomma, di andare a perdere una partita. Magari ho sbagliato io a mettere la variante giusta per queste due formazioni, però raga, due sconfitte in tutta la stagione, io credo che possiamo essere soddisfatti. Vi faccio vedere anche i risultati, questi risultati della stagione, dove cominciamo con un roboante 4-3 in trasferta contro il Milan, che già
un risultato di per sé importante, poi fatto all'inizio della stagione quando ancora magari i giocatori non conoscevano bene tutte e tre le varianti tattiche, andare a vincere 4-3 a San Siro col Milan, veramente un gran risultato. Abbiamo vinto 5-0 col Bologna, abbiamo vinto 5-0 con il Napoli, 3-2 in trasferta con la Roma, abbiamo vinto con l'Atalanta 2-1, abbiamo vinto 2-0 in trasferta all'Olimpico con la Lazio, abbiamo poi vinto anche in casa col Milan 4-1 nella partita di ritorno, abbiamo pareggiato con l'Inter. Questa è stata una delle sconfitte che abbiamo fatto, ma ci siamo subito ripresi poi andando a vincere 2-0 con la Fiorentina. La partita di campionato di ritorno con la Roma e col Napoli abbiamo vinto rispettivamente 2-0 e 1-0, abbiamo vinto il ritorno alla semifinale di Coppa Italia 2-1 con la Roma, abbiamo vinto anche in trasferta con l'Atalanta, che comunque sia sempre Bergamo è un campo ostico sia nella realtà ma anche qui su Football Manager. Abbiamo vinto la finale di Coppa Italia 4-2 con l'Inter su campo neutro, abbiamo vinto anche dopo pochi giorni in campionato, l'ultima di campionato, 2-1 in trasferta a San Siro con l'Inter. Venivamo dalla settimana prima la vittoria 5-1 con la Lazio, quindi io direi che è stata una stagione, per quello che mi riguarda, raga, memorabile. Devo dire che queste tre varianti che ho creato, se messe nel modo giusto, diciamo, funzionano molto 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 bene. Direi che non voglio dilungarmi ancora di troppo, diciamo che vi ho presentato le tre varianti tattiche che vi ho portato, vi ho fatto vedere nello specifico tutti quanti i ruoli, sempre per chi magari per voi non può scaricare la tattica, insomma, e quindi deve andarsela a ricreare su, magari su PlayStation. Vi ho fatto vedere le statistiche, vi ho spiegato anche più o meno dove andare a settare, quale variante tattica andare a settare in base all'avversario. Se poi avete dei dubbi, voi lo sapete, scrivetemi sempre qui sotto nei commenti, o magari anche nella diretta di Instagram, se volete consigli, se magari non avete capito bene qualcosa, o se magari avete anche semplicemente un dubbio su quale variante utilizzare in base all'avversario che avete. Io rispondo sempre, ma sempre sempre, perché comunque mi fa sempre piacere darvi dei consigli su Football Manager. Io spero che questa tattica vi sia piaciuta, che vi piaccia. Tra l'altro fatemelo sapere nei commenti se vi è piaciuta questa emulazione tattica, se la utilizzate, se la utilizzerete, se la utilizzate, e se vi funziona o magari non vi funziona. E se non vi funziona, ditemi perché, perché magari vi posso anche dare una mano. Vi ricordo che vi lascio il link qua sotto per andare a scaricare la tattica, vi ricordo anche di iscrivervi al canale, che non fa mai male, raga, io come dico sempre non si paga, quindi se volete iscrivervi al canale a me fa sempre piacere. Lasciate un like per la tattica di Antonio Conte. Ci vediamo prestissimo, perché sto lavorando già su un'altra emulazione tattica, quindi probabilmente ci vedremo prestissimo. Per adesso io direi che è tutto, regà, vamos!